Amici miei, buongiorno. Scusate l'assenza, ma diciamo, avevo qualche impegno, dovevo fare un po' di manutenzione su me stesso. Durante queste mie, quelle che io chiamo manutenzioni, ho un modo di starmene da solo e di pensare, di riflettere, anche se ogni tanto mi piacerebbe poter trovare un interruttore per staccare il cervello, ma quello ancora non l'hanno inventato. Rileggendo alcune cose ho visto per esempio tra alcuni commenti, diciamo, tu mi sembri un esiliato, io posso essere tante cose, ma sicuramente non un esiliato perché non posso essere esiliato a casa mia. Io mi sento davvero un figlio del mondo. Ho studiato un pochino, ma quello che ho imparato, il migliore professore per me è stato il mare. Se vi ricordate, in Europa prima di Schengen c'erano le frontiere. Ogni volta che uno arrivava alla frontiera si doveva fermare, la vedeva, c'era la barriera, poi c'era il doganiere, c'era il controllo del passaporto, della carta d'identità, i documenti alla macchina e poi si andava avanti. Anche a mare ci sono dei limiti dei territori nazionali. Però insomma, le barriere fisiche non ci sono, senza considerare che poi ci sono alcuni stati che le acque territoriali le allungano, le accorciano, secondo come si svegliano al mattino, dovrebbe essere 12 miglia, ma ci sono alcuni stati che per loro anche 30 miglia fanno parte del loro territorio. Insomma, si va così, che è meglio. Il passaporto per me è soltanto uno strumento che devo mostrare se qualcuno me lo chiede, diciamo, non ho una particolare affezione al passaporto, non gli do un valore che non ha. Poi io di passaporto ne ho uno, per esempio i miei figli di passaporti ne hanno due, perché avendo una mamma tedesca hanno due cittadinanze, per cui loro quando partono, un giorno partono come cittadini italiani. Un altro giorno partono come cittadini tedeschi, no, e devo dire che si trovano bene anche loro. Ora mio figlio ha una bambina che è nata in Francia, probabilmente vivrà là, per cui questa bambina è italiana, è tedesca, è francese, ma soprattutto è lei. Questo modo di vivere in fondo valorizza la libertà che c'è in ognuno di noi. Io non sono venuto qua in Tunisia per problemi economici o perché ero ricercato o per motivi che volete voi. Semplicemente che io dopo un po' che sto in un punto mi stanco e me ne devo andare. E allora decido dove andare. Mi sarebbe piaciuto ritornare in Brasile dove ho vissuto bene per tanti anni, però insomma, oggi il Brasile non è più quello dove io ho vissuto e che ho amato. Mi sarebbe piaciuto molto andarmene alle Canarie, per esempio, però portarmi la barca lì sarebbe stato un po' più difficoltoso. Allora, siccome io dalla barca non mi voglio separare, la Tunisia è a quattro passi da dove era ormeggiata e con uno o due giorni di navigazione insomma, sono arrivato qui. Tenendo presente che il giorno in cui mi rompo le scatole o ho bisogno di altro, mollerò due cime e me ne andrò da un'altra parte. In quel caso mostrerò il passaporto, mi metteranno il timbro d'uscita e chi si è visto, si è visto. Non ho la patente per dare consigli a nessuno perché no, dovrei darli per primo a me stesso. Insomma, io sono un campione mondiale di minchiate, per cui insomma, non so. Però vi dico soltanto come la penso. Se volete fare qualcosa, fatela subito. Io ricordo quando ero ragazzo, giovane cronista, c'era un collega precisino. Un redattore che faceva i titoli e che pretendeva il titolo perfetto, allora faceva un titolo, invece di mandarlo giù in tipografia per farlo battere, lo metteva di lato. Dopo 10 minuti lo ripigliava, ci rifletteva, gli aggiungeva una cosa. Insomma, alla fine quei titoli non entravano fisicamente nella pagina,
il povero disgraziato che si ritrovava alle chiusure giù in tipografia, il collega, doveva rifarsi nel giro di qualche secondo quei titoli che invece erano parto di lì. Per cui non fate le cose dicendo ancora è presto. Devo riflettere, devo valutare, devo verificare, che poi rischierete il momento in cui decidete che quella cosa va fatta e che ci sono le condizioni per farla, vi troverete nelle condizioni di dire ma è troppo tardi per farla. Mio padre aveva un sogno assolutamente realizzabile, che era quello di andare a vedere il sole di mezzanotte. Un anno, il sole di mezzanotte poi va fatto in un periodo particolare perché non è che c'è sempre il sole di mezzanotte, sono soltanto alcuni giorni a giugno. Allora, il primo anno non l'ha potuto fare per un motivo X, che avrebbe potuto anche mettere da parte e farlo. Il secondo anno, pure dopo, quando ha deciso di farlo, poi non l'ha potuto più fare, prima perché mia madre si ammalò, poi perché si ammalò lui, e il sole di mezzanotte. Viaggi organizzati, senza rischio, senza nemmeno costi eccessivi, non l'ha potuto fare. Lui mi diceva sempre: se vuoi davvero fare una cosa, falla subito. E anche il mio mestiere mi ha insegnato una cosa: le notizie vanno verificate tutte, ma una volta che è fatta la prima verifica, se la notizia è buona, datala, soprattutto per chi faceva cronaca nera, perché poi c'è il rischio che qualcuno venga a sapere su cosa state lavorando, allora meglio una denuncia che un colpo in testa, è una sorta di assicurazione sulla vita. Ovviamente non stiamo discutendo più di queste cose, insomma, quello fa parte del passato. Sognate, ma poi fatevi i conti con la realtà. Se piove, non è che è una brutta giornata se piove, perché una persona a cui piace la pioggia è una bella giornata, per chi la pioggia sta sul cavolo, quella è una pessima giornata. Però se piove, non fate finta che non piova. Se piove, aprite l'ombrello, che vi piaccia o non vi piaccia, e poi sognate la bella giornata. Però se piove, aprite l'ombrello.